anche qua domenica. Noi abbiamo, siccome l'abbiamo saputo solo io, abbiamo scritto una lettera all'assessore e siamo riusciti a fare inviare la partenza di tre volte. No, vorrei Alessio, ci vuole soltanto un concetto, mi sembra veramente una cosa assurda, anche il discorso del quorum, perché alla fine chi decidono sono quelli che non decidono. Il referendum ne avevamo fatto uno per decidere monarchia repubblica e dopo fino agli anni 70 con quelli sul divorzio, aborto eccetera, le cose sono andate avanti abbastanza bene fino agli anni 80 addirittura, fino agli anni 80. Poi qualcuno ha scoperto che era più comodo per dire di no non presentarsi nemmeno, in modo che sommavano i no con quelli che... con la stensione fisiologica, per cui da allora mi sembra che non sia più passato nessun referendum, forse il 93 quello sul discorso del maggioritario. Quindi questo al di là di tutte le manovre, manovrine, il discorso del non abbinamento, il discorso di farlo a giugno perché non si poteva fare a agosto, perché sennò l'avrebbero fatto l'8 di agosto, non è che... 15! O 15 addirittura. Per cui tutti questi sistemi qua sono ovviamente fatti per non far passare il referendum, per non far votare, per non rendere ragione di quelle che sono le decisioni. Tu dici, se raggiungiamo quorum, e siamo, penso tutti lo sanno, persino quelli che sono contrari, se raggiungiamo quorum vince ovviamente il sì. Anche perché sono dei referendum, al di là dell'ultimo che dicevi te, è molto politico, sul quale capito, uno può avere un'idea anche di partito, oltre che... Certo. Che però sono, mi sembrano dei referendum talmente scontati nel loro raziocinio, nel fatto che la vedo talmente scontata una scelta, il nucleare l'abbiamo visto, l'hai detto te, cioè ha detto la Margherita che dice l'Italia è un paese che non siamo un paese serio, mettiamo in mano miliardi di lire o decine di miliardi di euro a chi? A politici corrotti, alle mafie e tutto il resto, questi qua seppellivano i camion carichi di bidoni di rifiuti in campagna, in camion addirittura per non perdere tempo a scaricare, quindi pensa a te cosa farebbe con le scorie, quindi mi sembra veramente una follia. Le ritroveremo in Italia 50 che vanno là in mezzo alla centrale sapendo che moriranno qualche mese dopo per cercare, solo i giapponesi potevano fare, capito? Quindi un incidente come quello che è successo in Giappone, pensare in Italia, ma saremmo tutti, avremmo davvero pagato qualche marocchino che vada là con la canna dell'acqua. Per cui il rischio è talmente evidente sul nucleare. Il discorso dell'acqua, io parlavo con Facebook, un'amica in Belgio, a spiegargli questo referendum, e lei mi dice assolutamente allibita, dice, ma e vi fanno votare su una roba del genere, come dire, ma... chi è quel pazzo che la pensa diversamente da questo? Sono delle cose talmente evidenti, eppure vuol dire che c'è qualcuno che la pensa diversamente, ma se la pensa diversamente io non posso credere che sia convinto di questo. Perché il discorso dell'acqua, adesso io parlo per Ossimo, lei lo sa meglio di me, Ossimo, l'acqua esce dalle sorgenti, la abbiamo gratis, ci facciamo anche un piccolo lucro vendendola ai nostri cittadini, ci preoccupiamo di chiudere i buchi se c'è una falla, pensare effettivamente di tenerci i debiti per aver fatto gli acquedotti, per aver fatto tenerci i debiti, continuare a pagare i mutui mentre qualcuno riscuote dal contatore e non ha nessun interesse al risparmio, ma ha nessun interesse a chiudere i buchi, nessun interesse a fare gli investimenti. Sono d'accordo, talmente evidenti, ma di un'evidenza macroscopica, cioè
Quindi a questo punto vuol dire che c'è qualcuno davanti, io mi stupisco di Cotola, quello che aveva fatto questa famosa legge Galli, così, ma continuano a insistere che è fatta per risparmiare l'acqua, ma in realtà non è assolutamente così. Purtroppo questo discorso del referendum che dovrebbero cominciare a pensare a cambiare la legge, abbassare il fuoco. Toglialo, cioè chi vuole decidere levi il culo dalla sedia e vada a mettere una scheda, se no vuol dire che si contenta delle decisioni che ha fatto gli altri. Quelli che vogliono decidere. Ma in Svizzera è così. Questo discorso è un discorso che anche quando governavano altri hanno fatto finta di ignorarlo. E quindi io sono convinto che il clima sta cambiando, perché ho l'impressione che ci sia un risveglio della gente e comincia a dire vogliamo decidere un po' anche noi. Io sono convinto che passato adesso la storia del referendum, buone nel senso, ritornare su questi discorsi e cominciare a dire insomma viva Dio, non è pensabile che la maggioranza silenziosa abbia sempre ragione, perché per questo, che quindi se non vuoi votare puoi non votare, però non continui, te lo decidi, non votare. Sarebbe veramente, hai ragione, sono proprio una roba così elementare che non riesci a capire perché non la capiscono. Però poi, se dai un'occhiata a che cos'è la partita, quanti soldi ci sono di mezzo, allora capisci che, insomma, è normale quando ci sono di mezzo un giro di daleni, palanche così grosso, che allora anche l'acqua possa essere, io non lo so, non ho dati per dirlo, però ho l'impressione che magari fra 15 anni scopriremo quanti giri di tangenti ci sono su questa questione. Lo scopriremo, forse non lo scopriremo mai, lo sa, no. Però è sicuro che se il giro di miliardi è quello che si ipotizza, poi pensate che cosa vuol dire il fatto che due società, due a livello mondiale, governano l'80% dell'acqua potabile. Cioè, è una è la Veolia e l'altra la Scozia. Cioè, ma vi rendete conto di che giro? Cioè, è una roba altro che il petrolio, altro che il petrolio. Infatti si dice ormai da tutti che le prossime guerre non saranno più le guerre per il petrolio, ma saranno le guerre per l'acqua. Perché? Anche perché, come il petrolio, anche l'acqua è un bene non illimitato, e quindi più è un bene non illimitato, quindi un bene destinato, se non ci mettiamo bene d'accordo sul modo, destinato a esaurirsi. Quindi loro sono felici di questo, perché il prezzo aumenta, perché il prezzo aumenta. Quindi riuscire a strapparlo alla proprio alla dinamica economica, al fatto di dire ha un prezzo, beh, sarebbe come dire mettiamo all'asta la vita umana. Non può essere messa dentro i calcoli economici. Se uno ha bisogno di curarsi perché ha una malattia grave, deve essere curato anche se costa, viva Dio. Cioè, questo è un ruolo proprio elementare. Elementare, come elementare dire tutte le persone nel mondo hanno il diritto di avere da bere e da mangiare. Facciamo qualcosa. Facciamo in modo che quelli che fanno i miliardi magari contribuiscono un po' di più. Però in Italia, se vediamo chi è che paga le tasse, vediamo che gira proprio al contrario la roba, insomma, no? Cioè, con l'evasione fiscale, cioè, è una roba che un cattolico direbbe grida vendetta al petto di Dio, ma a
perché il cospetto è un po' di cittadini, perché cavolo, insomma. E vediamo certi politici che dalla televisione ti dicono che pagano troppo le tasse, è giusto non pagare le tasse. Beh, uno che dice così dovrebbe essere immediatamente messo in prigione, perché incitamento a un latrocinio, perché vale non pagare le tasse come vale. Perché le tasse sono quelle che ci permettono di mandare i figli a scuola, di andare a curarci se abbiamo una malattia, che permettono che le strade siano mediamente praticabili. Cioè, senza le tasse questa roba non la abbiamo. E quindi, viva Dio, chi dice che sarà qui? Hai rubato. No, che quel politico lì, tra l'altro, ha detto che lui non pagava le tasse, era giusto non pagare le tasse quando l'hanno beccato. Non è che l'ha detto prima, dice io mi rifiuto a pagare le tasse, mi autodenuncio. Quando l'hanno beccato ha detto no, è giusto che io non paghi le tasse perché lo Stato è troppo esoso. Sì, sì, sì. Quindi... Una curiosità, se un comune, mettiamo, ha fatto un debito per 20 anni per pagare un acquedotto, no? Subentra una società privata, se la accumula lei per quel debito, il comune si tiene il subentro. Ah, no, 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 a meno che si dica, tu puoi scaricare tutto sulla bolletta. Se tu metti, assumi un debito di 5 milioni di euro, tu nel primo anno aumenti le bollette di 5 milioni di euro. E in più, oltre al mondo, dai, ma credo che nessuna... Siccome non ho ancora visto un solo azienda che sta sul mercato, che fa beneficenza, non glielo fa neanche il comune con beneficenza. Quindi dice, se hai fatto il debito ti gratti, però. No, ma la situazione per però, facciamo dei numeri, può essere che Osimo prende 60.000, 100.000 all'anno già le bollette dell'acqua, deve pagare i mutui che ha fatto e i cittadini pagano un tot. Ora, con la privatizzazione i cittadini pagheranno il doppio, il triplo del costo. Si tengono i debiti da pagare per i mutui dell'acquedotto e il comune non incassa neanche quei 100.000 che prendeva prima. Quindi il danno per i cittadini non è solo il triplo della bolletta, ma il triplo della bolletta più il debito dei mutui più il mancato introito. Quindi, cioè, e questa è la bacchetta magica, perché Oggi, stamattina, sono andato al comune, Trezzano sul Naviglio, gli ho chiesto, ma chi gestisce la fognatura o l'acqua che devo chiedere per una roba? Su ex. Chiama, si chiama il call center, ti rispondono in Bulgaria, un call center, perché ovviamente non neanche fanno lavorare neanche quelli che sono disoccupati in Bulgaria, e ti manderà una squadra, forse, se tu richiami, se ti incazzi dopo un po' mettono giù, e tu richiami e non risponde mai quello di prima, che tu non sai neanche chi fosse, ed è veramente una cosa che ti strema, al di là del fatto che te la tua perdita ce l'avrai e resterà lì, perché tanto non significa niente, però lì non è che non l'hanno pagata, non è che non l'hanno pagata, quindi ti interessa soltanto quello che tu vai a prendere. Ossimo è uno dei pochissimi comuni in Valle Camonica che si è trattenuto la gestione diretta del servizio idrico. Erano 17. Io non so, ma lei che cosa abbia? No, no, c'era l'altra cosa. Noi abbiamo gestito sempre direttamente l'acquedotto, sempre il discorso direttamente, e non abbiamo mai girato niente all'acqua. E che gli altri comuni?